Buongiorno e benvenuti alla presentazione del corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale presso l'Università degli Studi di Bergamo. Io sono il professor Roberto Pinto e in qualità di presidente del corso di studi, nei prossimi minuti andrò ad illustrarvi le caratteristiche principali che fanno di questo corso un corso molto interessante, dagli ottimi sbocchi professionali, con l'auspicio di darvi qualche elemento in più affinché possiate scegliere Bergamo come sede per il proseguimento del vostro percorso di studi. Andiamo ad iniziare. Permettetemi per iniziare di inquadrare che cos'è l'ingegneria gestionale, soprattutto per coloro tra di voi che non provengono da un corso di laurea triennale in ingegneria gestionale. Se dovessi sintetizzare l'ingegneria gestionale con una sola frase, direi che l'ingegneria gestionale è l'ingegneria delle decisioni in azienda. Infatti, l'ingegneria gestionale ricerca risposte alle domande, elabora soluzioni ai problemi che quotidianamente sono affrontati dalle aziende nella realizzazione delle proprie attività di business. L'ingegnere gestionale è quindi un ingegnere che coniuga un sapere tecnico-scientifico ad una approfondita conoscenza dei processi aziendali, ovvero dei modi in cui le aziende funzionano e creano valore. Ciò che contraddistingue l'ingegnere gestionale è che è, prima di tutto, un ingegnere. Quindi conosce e utilizza le tecnologie al fine di creare valore, al fine di gestire l'azienda, al fine di innovare il business della propria azienda. Ne risulta una figura molto versatile, orientata al problem solving, orientata alla risoluzione dei problemi, in grado di sfruttare un sapere trasversale che abbraccia sia aspetti tecnico-tecnologici, aspetti organizzativi e aspetti economici. Poiché l'ingegneria gestionale è l'ingegneria delle decisioni, l'ingegnere gestionale ha anche una profonda conoscenza dei metodi, degli strumenti decisionali, spesso basati su metodi e approcci quantitativi, che utilizza nella risoluzione dei problemi. Grazie alla sua versatilità, l'ingegnere gestionale trova ambiti di impiego in diverse aree e funzioni delle aziende. Dalla progettazione, coordinamento e ottimizzazione dei processi aziendali alla progettazione e gestione dei sistemi produttivi, dalla gestione dei progetti al controllo di gestione, dalla pianificazione strategica alla gestione della produzione industriale e alla logistica e supply chain management, giusto per fare qualche esempio. Inoltre, l'ingegnere gestionale può trovare impiego in molteplici settori e molteplici tipologie di aziende, dalle industrie manifatturiere alle aziende di servizio, sia in ambito pubblico che in ambito privato. Inoltre, l'ingegnere gestionale è sicuramente una figura molto ricercata dalle società di consulenza, grazie proprio alla sua versatilità e alla sua conoscenza dei processi aziendali, e può operare anche nel contesto della ricerca. Grazie quindi alla trasversalità delle competenze dell'ingegnere gestionale, questi può trovare sbocchi professionali in moltissimi settori e in diverse tipologie di aziende. Questo perché l'ingegnere gestionale è impiegabile in tutti quegli ambiti dove sia necessario, per esempio, progettare, coordinare e ottimizzare i processi di un'azienda, oppure gestire le attività produttive, logistiche e distributive, o ancora gestire l'organizzazione e le risorse umane, o valutare investimenti, tecnologie e prestazioni dell'azienda. Come si diventa dunque ingegneri gestionali magistrali? Diamo un'occhiata al percorso di studi. Il corso magistrale in ingegneria gestionale completa ed estende le competenze che sono state acquisite durante il percorso di laurea triennale, sia esso stato fatto a Bergamo o in un'altra sede. Inoltre, il percorso di studi magistrale è accessibile anche da studenti che provengano da diverse lauree triennali, che non siano lauree gestionali.
tutti coloro che sentano l'esigenza di completare le proprie competenze di base fornite dalla laurea triennale con delle competenze avanzate nell'ambito della gestione delle aziende, della gestione dei processi, nell'ambito delle decisioni per l'ottimizzazione del business delle aziende. Il corso di studi ha l'obiettivo di formare una figura professionale che sia in grado di operare in diverse aree e diverse funzioni delle aziende, siano queste pubbliche o private. L'ingegnere gestionale è un ingegnere in grado di gestire problemi organizzativi complessi con un approccio sistemico, ovvero un approccio che guardi all'azienda nel suo complesso. Nel fare questo, l'ingegnere gestionale è chiamato a gestire i fattori produttivi, tra i quali il fattore umano è uno dei più importanti, in relazione alle diverse problematiche che le aziende si trovano ad affrontare giorno per giorno e delle diverse opportunità che devono essere valutate sotto il profilo economico, organizzativo e tecnologico. Come detto, una caratteristica importante dell'ingegnere gestionale è la sua capacità di valutare, utilizzare le tecnologie nella gestione dei processi aziendali. L'ingegnere gestionale è una figura che è in grado di applicare approcci logico-quantitativi, approcci robusti a supporto dei processi decisionali, approcci che siano in grado di contemplare diversi aspetti, aspetti tecnici, economici, organizzativi e finanziari. Molto importante nella figura e nella formazione dell'ingegnere gestionale è l'attenzione ai processi principali dell'azienda. Parlando di aziende manifatturiere, ci riferiamo in particolar modo ai processi produttivi, ai processi distributivi, ma anche a tutti i processi organizzativi e dei relativi flussi informativi. Infine, una competenza peculiare dell'ingegnere gestionale è quella di avviare nuove iniziative imprenditoriali e di business. Il corso di studi magistrale è un corso della durata di 2 anni. A Bergamo, in particolar modo, è disponibile sia un corso in italiano, il corso di ingegneria gestionale, sia un corso interamente in inglese, il corso di Management Engineering. Entrambi i corsi danno la possibilità di accedere a tirocini in Italia e all'estero o a programmi di scambio con prestigiosi atenei stranieri. Il corso in inglese è, come detto, interamente erogato in lingua inglese, anche grazie al supporto di docenti provenienti da università europee ed extraeuropee, e dà la possibilità di accedere a programmi di double degree, in particolar modo con l'Università di Barcellona e l'Università di Chongqing. Il percorso formativo si sviluppa in 3 aree principali: l'area economico-gestionale, l'area tecnologico-industriale e l'area delle competenze complementari. Gli insegnamenti nell'area economico-gestionale conferiscono all'ingegnere gestionale le conoscenze avanzate nell'area dell'economia, della finanza, del management e dell'organizzazione aziendale. Alcuni esempi di corsi e insegnamenti in questo ambito sono l'analisi dei sistemi finanziari, economia industriale, management delle imprese multinazionali, imprenditorialità e strategia. Gli insegnamenti nell'ambito tecnologico-industriale, invece, forniscono all'ingegnere gestionale le competenze tecniche e scientifiche per la gestione dei processi industriali, produttivi e logistici. Alcuni esempi di insegnamenti sono i sistemi integrati di produzione, sistemi logistici integrati, gestione della qualità, progettazione dei sistemi produttivi e gestione delle operation. Infine, l'area delle competenze complementari fornisce all'ingegnere gestionale quelle competenze ingegneristiche e modellistiche che gli permettono di operare in ambiti trasversali. In questo ambito troviamo insegnamenti come la statistica avanzata e i modelli e algoritmi di ottimizzazione. Oltre a questi insegnamenti ne potete trovare altri, l'elenco completo è disponibile sul sito del corso nella pagina del piano degli studi. Perché quindi scegliere ingegneria gestionale e perché scegliere l'Ateneo di Bergamo? L'ingegnere gestionale, come detto, è oggi una figura molto richiesta
sul mercato del lavoro e i tassi di occupazione per queste figure sono tra i più elevati a 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo. Inoltre Bergamo offre un'offerta sicuramente molto competitiva in termini di formazione, in termini di insegnamenti, in termini di competenze e l'Ateneo è un Ateneo dinamico, in continuo dialogo con il territorio, in continua relazione con le aziende del territorio. L'Ateneo offre inoltre molte possibilità di formazione complementare, offre la possibilità di scambi multidisciplinari, di scambi internazionali e il corpo docente è sicuramente un corpo docente molto preparato a livello nazionale e internazionale. Sul fronte della formazione internazionale, l'Ateneo offre molteplici opportunità di scambi con più di 50 sedi universitarie in Europa grazie al programma Erasmus. Inoltre è disponibile un corso, il corso di Management Engineering, insegnato completamente in lingua inglese e sostanzialmente equivalente al corso di laurea di Ingegneria Gestionale in italiano. Infine, per i partecipanti al corso in inglese di Management Engineering, c'è anche la possibilità di partecipare a degli accordi di doppio titolo, double degree, con l'Università Politecnica di Catalunya, Barcellona e con la Chongqing University in Cina. L'offerta formativa non si limita agli insegnamenti che abbiamo visto in precedenza, infatti l'offerta formativa è completata da una serie di altre iniziative che partecipano alla formazione della figura dell'ingegnere gestionale. In particolar modo è possibile accedere a tirocini formativi in collaborazione con aziende grazie al continuo rapporto che sussiste tra l'università e le aziende del territorio, tra i vari docenti e le diverse aziende. Le modalità di erogazione di alcuni insegnamenti vanno anche nell'ottica di sviluppare delle competenze trasversali, ad esempio attraverso lo sviluppo di progetti d'anno di gruppo che danno modo agli studenti di mettersi in gioco non solo sul fronte delle conoscenze, ma anche sul fronte delle competenze relazionali e di gruppo. La tesi rappresenta sicuramente un momento importante nello sviluppo della figura dell'ingegnere gestionale. Sono possibili tesi a livello progettuale, a livello sperimentale, partecipando a progetti in essere tra i docenti, tra l'università e le aziende del territorio. Ci sono poi delle iniziative specifiche, delle summer school, ovvero degli eventi particolari a cui gli studenti possono avere accesso sempre con l'intento di ampliare la formazione e le competenze dell'ingegnere gestionale che esce dall'Università di Bergamo. Infine, sempre presso l'Ateneo di Bergamo, sono disponibili dei percorsi di formazione post laurea, sia in ottica di master, sia corsi di formazione post laurea orientati al conseguimento di competenze specifiche, sia corsi di dottorato, ovvero il più alto livello di formazione, durante il quale il candidato, lo studente, elabora una ricerca in genere della durata di 3 anni. Giusto per farvi qualche esempio di attività speciali e di summer school, l'HC Lab è un'iniziativa che ha l'obiettivo di stimolare la generazione di idee di impresa, in particolar modo nel settore della salute e del benessere della persona. Questo viene fatto attraverso un percorso di formazione, in particolar modo rivolto all'imprenditorialità, e attraverso la generazione di idee che rispondono a delle sfide poste dalla società, e in particolar modo oggi questo rappresenta un aspetto molto importante. Vengono messe quindi in gioco competenze che vanno oltre le competenze tecniche, ma che riguardano aspetti come la creatività e l'innovazione. Un altro esempio è la StartCap di Bergamo, anche questo è un percorso di formazione imprenditoriale dell'Università di Bergamo che mira a formare aspiranti imprenditori. Anche in questo caso i candidati, i partecipanti, sono stimolati a creare idee di impresa
e le aziende, o meglio, le idee di successo sono accompagnate fino all'entrata nel mercato di riferimento. Le Summer School a cui ho accennato precedentemente sono delle iniziative speciali, in genere rivolte agli studenti, e in particolar modo sono iniziative a cui gli studenti dell'Ateneo di Bergamo possono partecipare e hanno in questo modo l'occasione di sviluppare lavori di gruppo, e partecipare a conferenze, partecipare ad eventi insieme ad altri colleghi di altri atenei. Veniamo ora alle questioni più pratiche e vediamo quali sono i requisiti di accesso per il corso di ingegneria gestionale. Per accedere al corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale è necessario aver conseguito un titolo di laurea triennale o titolo equipollente. In generale, per coloro che hanno un titolo di laurea triennale in ingegneria gestionale, i requisiti di accesso sono automaticamente soddisfatti. Per tutti gli altri, invece, è necessario andare a verificare che nel proprio piano degli studi siano presenti degli esami in grado di soddisfare i seguenti due requisiti. Lo studente deve aver conseguito almeno 30 crediti nelle attività formative di base, come chimica, fisica, matematica e statistica, e almeno 30 crediti nelle attività formative caratterizzanti l'ingegneria industriale, ovvero in generale corsi nelle aree dell'ingegneria. Di questi 30 crediti, almeno 18 devono essere stati conseguiti negli ambiti disciplinari propri dell'ingegneria gestionale. Sul vostro piano degli studi potete verificare quali sono i corsi che corrispondono agli ambiti disciplinari dell'ingegneria gestionale andando a confrontare i seguenti quattro codici che rappresentano i settori scientifici disciplinari che racchiudono insegnamenti propri dell'ingegneria gestionale. Infine, un requisito per tutti è la certificazione della lingua inglese che deve essere almeno di livello B2 o equivalente. Se non si dispone di una certificazione di livello B2 all'inizio del corso di studi, è obbligatorio conseguirla entro la fine del percorso degli studi. È quindi possibile avere accesso al corso con una certificazione di livello più basso, ma sarà poi necessario includere nel proprio piano degli studi attività formative atte a conseguire un livello B2 o equivalente in lingua inglese. Sulla pagina internet del corso di studi è disponibile un foglio di calcolo che vi aiuterà nel fare una semplice autovalutazione che vi permetterà di verificare il soddisfacimento dei requisiti di accesso. Nel caso in cui non siate in grado al momento attuale di soddisfare i requisiti di accesso in termini di crediti formativi, ma siate comunque intenzionati e interessati a iscrivervi al corso di laurea magistrale, è possibile ricorrere ai cosiddetti corsi singoli presso l'Università di Bergamo o qualsiasi altra università. I corsi singoli vi permettono di colmare le lacune in termini di crediti formativi in modo da poter soddisfare i requisiti di accesso. Un altro elemento da considerare è il voto di laurea triennale. In caso in cui questo risulti inferiore o uguale a 80 su 110, allora sarà necessario effettuare un colloquio con un'apposita commissione. Con questo siamo arrivati alla conclusione di questa veloce presentazione del corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale. Rimango a disposizione per rispondere successivamente a vostre domande o esigenze. Lascio ora la parola al professor Michele Meoli, che risponderà ad alcune delle domande più frequenti che sono state poste in passato e che avete posto tramite il form disponibile sul sito dell'università. Vi ringrazio molto per l'attenzione, lasciandovi i nostri riferimenti. Mi auguro di vedervi presto nella nostra università.
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Io sono Michele Meoli, sono il delegato per l'orientamento per i corsi di laurea in ingegneria gestionale presso l'Università degli Studi di Bergamo. Io ed il professor Pinto abbiamo raccolto in questa parte del video le domande che ci avete inviato in queste settimane e nonché alcune delle domande più ricorrenti che ci vengono poste dagli studenti interessati a un percorso di laurea magistrale in ingegneria gestionale. Ci auguriamo che le risposte che abbiamo preparato per voi possano aiutarvi a capire se questo percorso è quello che fa per voi. Abbiamo organizzato questa sezione della presentazione in tre parti, nelle quali abbiamo cercato di raccogliere in modo ordinato i vostri dubbi ricorrenti. Nella sezione in ingresso risponderemo ai quesiti relativi alla scelta del percorso e ai criteri di ammissione. Nella sezione l'esperienza di studio, invece, ci concentriamo su alcuni aspetti relativi al percorso vero e proprio e infine nella sezione Le opportunità in uscita risponderemo ad alcuni dubbi relativi alle aspettative per gli studenti al termine del percorso di studi. Cominciamo. È possibile iscriversi a una laurea magistrale in ingegneria gestionale pur provenendo da una laurea triennale diversa e con quali indicazioni? Bene, la risposta è ovviamente sì, e ve ne abbiamo già parlato nella sezione principale della presentazione. Quello che voglio dirvi qui è che il percorso di laurea magistrale in ingegneria gestionale si è rivelato nel corso degli anni particolarmente attraente per studenti provenienti da altri percorsi di ingegneria, nonché da altri corsi di studio. Le regole del nostro piano degli studi sono tese ad ammettere in questo percorso coloro che siano provvisti delle competenze di base ingegneristiche e ingegneristico-gestionali necessarie per seguire questo corso in maniera proficua. Sulla pagina ufficiale del corso degli studi trovate, uno strumento, un foglio Excel, teso proprio ad aiutarvi nella vostra prevalutazione in maniera da arrivare all'iscrizione consapevoli, del fatto che la vostra domanda venga accolta oppure no. Non dispongo di tutti i requisiti per iscrivermi al corso di laurea magistrale. Posso iscrivermi a dei corsi singoli? Bene, la mia risposta precedente suggerisce proprio che potete trovarvi nelle condizioni di non aver ancora maturato tutti i requisiti. Ad esempio, siete laureati in economia aziendale e non avete ancora acquisito le competenze di base nei corsi di matematica, fisica e chimica, che rappresentano una base ingegneristica necessaria per il nostro corso di studi. Oppure vi siete laureati in ingegneria, ma non con un indirizzo gestionale, e non avete ancora acquisito sufficienti crediti in area economico-gestionale. Ora, potete recuperare queste competenze tramite iscrizione a corsi singoli, il che vuol dire che avete la possibilità di scegliere delle discipline alle quali iscrivervi presso la nostra università o anche in un altro ateneo, al fine di potervi più avanti, presentarvi quando il vostro curriculum soddisfa tutti i requisiti d'ingresso all'interno del nostro corso di laurea. Ora, una volta che avete maturato quelle condizioni, potreste anche trovarvi nella condizione che non sia aperta la fase dell'iscrizione al nostro corso di studi. Per non perdere questo tempo, potete iscrivervi a dei corsi singoli del nostro corso di laurea, in modo che al momento della vostra iscrizione definitiva abbiate già avviato il percorso e possiate già trovarvi nelle condizioni di proseguire un percorso ben avviato. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici relativi all'iscrizione ai corsi singoli, vi invitiamo a contattare la nostra segreteria studenti. Nel caso poi siate interessati a seguire dei corsi singoli presso il nostro ateneo, il consiglio generico è quello di contattare sempre il singolo docente, ad esempio tramite posta elettronica, prima dell'inizio del corso, in modo da poter ottenere informazioni rispetto alle modalità con le quali seguire in maniera proficua quella disciplina. Quali sono le principali differenze fra una laurea magistrale in ingegneria gestionale e quella in management engineering? E quali sono i criteri per scegliere fra le due?
Ora, questo è un dubbio frequente fra gli studenti interessati a studiare in un corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale a Bergamo. I due corsi sono nati come molto simili, ma si sono differenziati nel tempo. Innanzitutto devo dirvi che il corso in ingegneria gestionale, ovvero quello erogato in lingua italiana, di fatto vi permette un maggior numero di opzioni nella scelta dei corsi che volete seguire per ottenere il vostro titolo di studio. Non a caso sono previsti tre piani degli studi suggeriti. Viceversa, il percorso in Management Engineering è un po' più vincolato. Ha al suo interno diverse possibilità che vi permettono di personalizzare il corso di studi, ma ad esempio non esistono i tre piani di studi fra i quali scegliere. Il corso in Management Engineering è erogato in lingua inglese e prevede il coinvolgimento di numerosi colleghi internazionali. Questo fa sì che il corso degli studi sia modificato sia dal punto di vista dei contenuti, che hanno ovviamente un orientamento internazionale, sia dal punto di vista dei metodi, che beneficiano di una maggiore eterogeneità. Ora, se devo darvi qualche suggerimento rispetto a quali criteri possono scegliervi un percorso rispetto all'altro, vi invito innanzitutto a considerare che il corso di Management Engineering è adatto a chi vuole studiare in lingua inglese, vuole mettersi alla prova e provare ad apprendere in un'altra lingua, sia è adatto a chi vuole apprendere con un orientamento naturale ai processi di internazionalizzazione. Tenete conto che dal punto di vista legale entrambi i titoli garantiscono le stesse opportunità, quindi la scelta fra un percorso e l'altro dovrebbe essere più giustificata dal tipo di apprendimento al quale siete interessati e dal profilo che volete realizzare attraverso questo corso di laurea. Quali sono i requisiti in termini di conoscenza della lingua inglese? E sono davvero sufficienti per frequentare in maniera proficua? Ora, come vi ha anticipato il professor Pinto nel corso della presentazione, il requisito nei nostri corsi è una certificazione del livello B2 della lingua inglese. Per quanto riguarda il percorso di laurea magistrale in ingegneria gestionale, questa certificazione va ottenuta entro il termine degli studi, il che vuol dire che potete essere ammessi a questo percorso, anche se non ancora in possesso di questo livello, purché poi nel percorso degli studi siate in grado di inserire delle attività formative tali da permettervi questa certificazione. Ora, questo livello permette sicuramente di seguire in maniera proficua sia il percorso italiano in ingegneria gestionale sia eventualmente quello in management engineering. Nel secondo caso dovete ovviamente tener conto anche della possibilità di apprendimento durante il periodo nel quale frequenterete le lezioni. Quali sono le principali differenze fra i piani di studi consigliati? E ci sono grosse differenze in termini di opportunità occupazionali? Ora, il percorso di laurea magistrale in ingegneria gestionale a Bergamo prevede tre piani degli studi consigliati, ovvero tre selezioni dei corsi facoltativi che sono già ex ante riconosciute come valide e raccomandate da chi ha pensato a questo corso di studi. I nomi di questi tre piani degli studi sono gestione d'impresa, gestione industriale e gestione dei servizi. Il percorso in gestione d'impresa dà più peso alle discipline che riguardano la formazione economico-gestionale. Il percorso in gestione industriale, viceversa, attribuisce più peso alla dimensione tecnologica industriale e alla logistica. Il percorso gestione dei servizi è più orientato alla formazione verso i servizi rispetto che agli aspetti produttivi. Ora, questo tipo di differenza è abbastanza chiara per chi proviene da una laurea triennale in ingegneria gestionale, mentre per tutti gli altri invito una lettura attenta del piano degli studi. Le differenze non sono macroscopiche, ma ancora una volta riguardano il tipo di profilo che volete realizzare attraverso questo percorso di studi. Vi ricordo che in tutti i casi il vostro titolo è quello di laureato magistrale in ingegneria gestionale.
quindi non ci sono ex ante delle grosse differenze dal punto di vista delle opportunità occupazionali, ma ciò su cui vi invito a riflettere riguarda soprattutto il tipo di profilo che volete acquisire durante il percorso di studi. Cosa sono le Summer School e con quali criteri inserirle all'interno di un piano degli studi? Le Summer School sono esperienze speciali di apprendimento che hanno la caratteristica di essere creditizzate, ovvero la partecipazione a queste esperienze è riconosciuta in termini di crediti che possono essere inseriti nel piano degli studi, ad esempio al posto di un classico insegnamento. Si tratta di esperienze abbastanza eterogenee, il cui inserimento nel piano degli studi è dovuto a collaborazioni scientifiche o di altra natura da parte dei docenti che appartengono al nostro dipartimento, spesso con altri atenei internazionali. Peraltro, mentre un elenco delle summer school attualmente disponibili è presente sul sito, l'offerta è in continua evoluzione. Quello che vi invitiamo a fare è di consultare il sito per verificare la loro descrizione e nel caso siate interessati vi invitiamo a contattare il docente di riferimento perché vi possa descrivere meglio in che cosa consiste l'offerta e soprattutto vi possa anche mettere al corrente di eventuali condizioni per la partecipazione. Ad esempio alcune delle summer school richiedono la partecipazione ad un bando selettivo, quindi non sono offerte necessariamente a tutti gli studenti interessati. Quali sono le opportunità per studiare all'estero? Ed è raccomandato approfittare di queste opportunità durante il percorso magistrale? Ora, già nella parte principale della presentazione, il professor Pinto ha fatto riferimento al fatto che ci sono più di 50 sedi presso le quali è possibile approfittare dell'esperienza Erasmus, che è la classica forma di scambio con la quale gli studenti del nostro corso di laurea approfittano di un'opportunità di studi all'estero. Durante il vostro percorso di studi saranno organizzati dei momenti formativi nei quali vi verranno fornite tutte le informazioni su come partecipare alle selezioni e su come prepararvi per partecipare a questo tipo di esperienze. Oltre agli scambi Erasmus, anche molte delle summer school offerte nel nostro corso di laurea rappresentano occasioni per studiare all'estero. Infine il nostro Ateneo offre un numero di opportunità di internazionalizzazione, alcune delle quali su base ricorrente, altre delle quali invece si rinnovano anno per anno, e per beneficiare di tutte queste opportunità vi invitiamo a restare sempre aggiornati attraverso il profilo social del nostro corso di studi. Vi devo dire che la partecipazione a queste esperienze è molto raccomandata, perché vi espone a nuove forme di apprendimento, a nuovi contenuti, ma soprattutto ad esperienze di vita. Ovviamente si tratta di opportunità. Fare l'esperienza Erasmus o partecipare a una summer school non è obbligatorio nel nostro corso di studi, ma per coloro di voi che fossero interessati a maturare un profilo particolarmente aperto all'internazionalizzazione, questa è un'occasione da non perdere. Quali sono le opportunità per svolgere un tirocinio? Ed è raccomandato approfittare di questa opportunità durante il percorso magistrale? Allora, anche rispetto a questa direzione, il nostro Ateneo offre un'ampia disponibilità, perché sono molte le imprese del nostro territorio che si registrano sul nostro sito e postano in maniera ricorrente delle opportunità per partecipare ad esperienze di tirocinio. Il nostro Ateneo è inoltre molto attivo perché vengano generate opportunità per vivere queste esperienze anche all'estero. Anche in questo caso tenete sempre consultato il nostro sito, i nostri social network, in modo da essere aggiornati sull'offerta disponibile in ogni momento. Sappiate che durante il percorso degli studi, anche rispetto a questo tipo di opportunità, saranno organizzati dei momenti informativi dedicati. Così come per l'Erasmus, anche questo tipo di esperienza non è obbligatoria nel nostro corso degli studi, ma è una ottima opportunità per arrivare sul mondo del lavoro con un profilo che abbia delle caratteristiche speciali. Quindi chi di voi sentisse l'esigenza di avere un profilo che già contiene esperienze di
apprendimento fatto direttamente nel mondo del lavoro troverà presso il nostro Ateneo diverse opportunità per vivere questa esperienza durante il corso degli studi ed avere un riconoscimento all'interno del piano degli studi. Quali sono le opportunità occupazionali oggi per un laureato magistrale in ingegneria gestionale? Il nostro corso di laurea tende a formarvi con delle competenze trasversali, il che vuol dire che da un lato non esiste una figura unica di riferimento per l'ingegneria gestionale, ma dall'altro oggi le opportunità per gli ingegneri gestionali sono in una varietà di settori. Oggi, nel momento in cui vi parlo, gli ingegneri gestionali sono molto ricercati sul territorio. Ora, a nessuno è dato di sapere quali saranno le condizioni del nostro mercato del lavoro fra 2 anni, tanto più dato il grande momento di incertezza che stiamo vivendo. Quello che però possiamo dirvi è che i bisogni specifici del nostro tempo fanno sì che una figura particolarmente orientata al problem solving e alla capacità di gestire sistemi complessi sia sempre più preziosa per il nostro territorio e per il nostro sistema economico in generale, e questo vale anche a livello internazionale. La capacità di adattarsi, la capacità di usare una serie di tecniche quantitative varie per affrontare i problemi sembra oggigiorno la principale capacità richiesta sul mondo del lavoro, e da questo punto di vista ci sentiamo di potervi dire che un investimento in un corso di laurea in ingegneria gestionale oggi sia una scelta davvero azzeccata. Quali sono le opportunità per proseguire la formazione dopo una laurea magistrale? Le principali strade per proseguire la formazione dopo un percorso di laurea magistrale sono 2. Da un lato vi è il dottorato di ricerca, ovvero il titolo di studi triennale di terzo livello che viene offerto da molte università italiane dopo le lauree magistrali. Anche nel nostro Ateneo è previsto più di un percorso di dottorato che accoglie in maniera naturale i laureati magistrali in ingegneria gestionale. Durante il vostro percorso di laurea sarà molto comune entrare a contatto con l'attività di ricerca svolta dai diversi gruppi che operano presso il nostro dipartimento. Tutte quelle occasioni di contatto saranno modo di capire che cosa vuol dire per un ingegnere gestionale lavorare in attività di ricerca. Esiste poi l'esperienza della tesi, che laddove svolta con metodi sperimentali, e da questo punto di vista vi invito a parlare con i vostri docenti delle opportunità disponibili, offrono occasioni di capire se il percorso di ricerca è qualcosa che fa per voi. Vi facevo menzione di un altro tipo di esperienza di formazione ulteriore, che è quella dei master di secondo livello. Si tratta in questo caso di formazione avanzata, tipicamente tematica, alla quale partecipano persone tradizionalmente un po' più mature, che hanno ad esempio già acquisito qualche anno di esperienza industriale. Il nostro Ateneo offre un'ampia gamma di percorsi di questo tipo, rispetto ai quali vi invito già a documentarvi per tempo, ma che di solito diventano attraenti soprattutto per chi ha già individuato un percorso di carriera e vuole acquisire competenze specifiche in quella direzione. Sappiate comunque che al lifelong learning, ovvero all'esperienza di apprendimento continua dopo il titolo di laurea, l'Università di Bergamo sta dedicando tanta attenzione. Quindi anche al termine del vostro percorso vi invito a mantenere contatto con l'Università come luogo dove approfittare di ulteriori occasioni di apprendimento. Se non abbiamo risposto alle vostre domande in questa sezione, ovviamente vi invitiamo a contattarci utilizzando la posta elettronica. Sia il professor Pinto sia io resteremo a vostra disposizione e cercheremo di rispondere in maniera pronta alle vostre curiosità. Ovviamente abbiate un occhio di riguardo anche per tutta l'informazione che è disponibile presso il sito ufficiale del nostro corso di laurea e anche ai nostri social network. Vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato, e se avete capito che un percorso di laurea magistrale in ingegneria gestionale è ciò che fa per voi, aspettiamo di incontrarvi presto a Bergamo. In tutti i casi, non mi resta che augurarvi un grosso in bocca al lupo per la prosecuzione del vostro percorso.